Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Nuovo video. Oggi andiamo a lavorare su una biciclettina anziana dove il proprietario mi ha detto: Angelo, fammi un po' di lavoretti per rimetterla un po' in sesto, però mi raccomando, sta trattenuto. Perciò andremo a fare l'indispensabile, l'importante per renderla di nuovo morbida. Una pedalata morbida, andremo a sistemare e controllare un attimo la trasmissione, faremo un po' di cose. Finalmente da qualche giorno che ho l'aiutante, perché le scuole sono finite e allora è venuto Franceschino, mio figlio, che mi sta dando una mano. Sono già 3 giorni e gli sto insegnando un pochino di cose, step by step. Gli sto insegnando quando va pulita una trasmissione da montata, quando va pulita una trasmissione da smontata, bisogna smontare tutto. Insomma, piano piano. Mia madre, ma soprattutto i miei nonni, mi diceva: tu impara e metti da una parte, che nella vita non si può mai sapere. E pertanto questo titolo sarà: impara l'arte e mettila da parte. Allora, questa è la bicicletta e questo è Franceschino, lo conoscete tanto nei video. Allora, la bicicletta è lei, andiamo a dargli adesso una bella sistematina, una bella pulita, soprattutto sulla catena, perché questa è una bicicletta rimasta ferma in garage, perciò alla catena, che praticamente è tutta appiccicosa. Questo che cosa fa quando le trasmissioni sono sporche e appiccicose? Scorrono male e soprattutto girano male. Scusate. Perciò andremo a dare una bella pulitina, andremo a sistemare i freni, andremo insomma, a fare un po' di tutto un po' insieme. Allora, incominciamo prima di andare a pulire la trasmissione. Franceschino, stacca il V-brake e allargalo, in modo che non andiamo poi a sporcare. Perfetto, ora prendiamo il supereroe e iniziamo a dare una bella pulita qua. Vai Francesco, fagli vedere tu. Qua andiamo a pulire da catena montata, senza smontare, e iniziamo a pulire con il supereroe. Scusate qualche parolaccia, ma ogni tanto mi arrabbio pure io. Oh, giù quel barattolo, li lavoro con tutte e due le mani. Giusto barattolo, via questo barattolo, via, via. Bagniamo il pennello, come ho fatto vedere. Metti qua la mano e gira in contrario, perché girare in contrario sentirai la bicicletta piano piano, che il nostro prodotto particolare fa effetto e va ad ammorbidire la pedalata. Questo significa che quando poi il cliente andrà a pedalare normale, sarà avrà più tutta la morbida. trasmissione più morbida. Perciò con velocità andiamo a pulire così, inizialmente questo. Ok? Aspettiamo che il supereroe penetri all'interno della nostra catena e del nostro pacco pignoni, e vadi a sciogliere tutta la sporcizia che c'è. Ok, bravissimo. Così continua un altro pochino, sempre con la stessa spennellatura. Ancora sul pacco pignoni. Ancora sul pacco, sì, ancora sul pacco. Vai, pennello sempre verso il basso, così. Ok, e gira lì piano. Gira così piano, bravo. Sempre all'incontrario, in modo che ce ne accorgiamo quando inizia ad ammorbidirsi tutta la trasmissione. Bravo, così, bravissimo, perfetto. Perfetto. Adesso stoppa e iniziamo a prendere e fare le pulegge. Oh, ok, bravo così, impara l'arte della pulizia. Bravo. Bravissimo, così, bravo. Bravissimo. Ok, bravo. Mi raccomando, togli tutto quello che è intorno alla poleggia. Ogni tanto muovi il pedale così perlomeno fai meno fatica. Perfetto. Ok, adesso facciamo un po' lo spazzolino, così finiamo di farlo bene. Perfetto. Allora, la puleggia alta. Perfetto. Prendi il magnifico e il supereroe a spruzzo per favore. Grazie.
vedete che già comincia a riprendere vita, riforma proprio. Allora, già la situazione è, come potete vedere, nettamente migliorata. Andiamo ancora qui con il mio prodotto fatto in casa, pedala come magni. Chi non mi conosce, non è un prodotto che si vende, è l'esclusiva dell'officina. Allora, ora andiamo a far agire per 5-6 minuti e poi con il compressore tornerà tutto nuovo. Allora, questa è la trasmissione, com'è diventata. Adesso lubrifichiamo e poi andiamo avanti con il lavoro. Adesso guardate come cambia. Già regolato tutto il cambio. Poi questo è il reverse shift di Shimano, cioè cambiano il contrario. Guardate. Andiamo a lubrificare la nostra catena. Allora ragazzi, ripresa dall'alto dei cieli, adesso andiamo a mettere un po' di alcol isopropilico sulla carta e andiamo a fare, Francesco farà tutti i bordini qua del cerchio, in modo che sia quando state in garage, sia ora che abbiamo fatto la pulizia, non andiamo a rischiare di compromettere i battiti dei freni. La compromissione di un pattino del freno fa far quel fischio orribile, perciò prima di chiudere i V-break andiamo a pulire tutto il binario del cerchio. Vai Fra, qui a Roma sta venendo giù, sono giorni che sta venendo giù il diluvio universale. Ok, più piano, la gamba per tutte forti. Ok, bravo, vediamo un po' com'è la carta. Perfetto, rigirala, alcol isopropilico, fai la del verso. Ok, bravissimo, perfetto. Questo per nel pulire il binario del cerchio non ci crea poi problemi su quando il cliente frena col bici. Ragazzi, vi faccio vedere, guardate che situazione che c'è a Roma, guardate che roba, si sta praticamente allagando tutto, guardate, è incredibile, guardate qua, fiumi di acqua. L'altro ieri mi si è allagata l'officina, praticamente l'acqua mi arrivava qua, al bordo nero, pensate. Meno male che dicono che da domani poi finisce. Altro che siccità, mo, qua si è allagato pure tutto quanto. Andiamo avanti col lavoro. Allora, adesso andiamo a pulire e a rinnovare il telaio con il mio magnifico. Ah, una cosa che dobbiamo fare, Francesco, dopo mettiamo un pochino di lubrificante e di break perché tendono un po' ad indurirsi e dobbiamo un attimino qua togliere sto. Dobbiamo togliere un attimo sto coso qui che passa sul cavo e praticamente lo va a fermare. Ciò facciamo viceversa, mettiamo stretch sotto al cavo, così, perfetto. Ok, vai Fra, asciuga, dai. Mi raccomando, per bene, in tutti gli angoletti e fa la bella lucida.
dopo gli passiamo sopra il protettivo e traio una nuova. Perfetto. Per chi non mi segue, chi mi segue da sto video, è magnifico, è una serie di prodotti che io ho fatto e servono a pulire il telaio, a ridare lucentezza al telaio e a ridare vigorosità alla vernice, sia se opaca, sia se metallizzata, sia se in carbonio, sia se alluminio o acciaio. Vedete poi la differenza con una semplice spruzzata, una semplice asciugata che sta facendo Francesco, come il telaio prende praticamente un via. E poi dopo con un olio particolare di carnuba puro gli viene dato sopra il telaio in modo che poi piano si asciuga e evita che il telaio formi, che si stacchi da eventuali corrosioni, da eventuale ruggine, evita la ruggine, tutte queste cose qua. Ok, grande Francesco, bravo. Allora ragazzi, questo è il lavoro terminato. Che ne dite? Ricordate com'era? Questa bici che c'ha 20 anni, buttata in garage per 5 anni, era tutta rovinata. Guardate il cambietto, quanto è che è buono, carino, perfettamente nuovo, guardate.